Salve a tutte ragazze, allora questo sarà il video in collaborazione con le varie aziende che mi mandano i prodotti, quindi sono abbastanza marchi e poi sulle cose che comunque ho già provato vi dirò anche un attimo le mie opinioni, magari anche sul sito stesso. Iniziamo con una cosa che tenevo a farvi vedere, che ho comprato io. Che è appunto questo libro qua di Divergent. Chi mi segue su Instagram sa che ormai sono diventata una fan accanitissima di Divergent, perché è un film che mi ricorda particolarmente Hunger Games e sapete che io sono follemente innamorata di questo film, di questa saga e anche di questa, che è sempre una saga. È uscito il primo film, è uscito il 3 aprile se non sbaglio. E appunto si chiama Divergent. Poi, se non mi sbaglio, c'è un film e un libro che si chiama Insurgent, qualcosa del genere, e l'ultimo si chiama Legend. Il primo l'ho preso su eBay, l'ho pagato 14,90 e finora ne ho letto pochissimo, in realtà non ho letto, voi non lo vedete, sono le prime 50 pagine. Dopodiché passiamo al primo marchio che mi ha inviato dei prodottini. E mi hanno inviato due pennelli più un primer in omaggio della Sedona Lace. Mi hanno contattato e mi hanno chiesto appunto se potevo scegliere due pennelli che potevano essere Kabuki, pennelli fondotinta, viso, occhi, tutto quanto. E me l'hanno spediti in questa fantastica confezione, che è stupenda, viola, questo sacchettino. Poi all'interno ci sono i due pennelli che io ho preso di due collezioni diverse, come vedete, uno al manico rosa e uno invece al manico nero con le setole colorate. Poi c'è il primer, questo qua, si chiama Stick It To M, non so, poi ve lo farò vedere. E poi c'è il dépliant con tutti i vari prodotti Sedona Lace, questa penso sia lei. Praticamente ogni pennello che voi andate a prendere ci sarà poi il dépliant allegato. Vi parlo del primo, che è questo qua, che è il Sedona Lace 376. Io poi vi metterò tutti i link, i numeri dei pennelli, i prodotti eccetera qua sotto. Questo appunto è quello che ha le setoline fucsia e nere, è di una morbidezza assurda. Io lo sto utilizzando per applicare la cipria e devo dire che mi piace da morire. Non pizzica, non perde peli, l'ho anche già lavato, non ha perso neanche un po' di colore. È un pennello perfetto. Tra l'altro io amo questi manici così cicciotti, robusti, cioè proprio quando li impugni ti senti proprio professionista, non saprei come altro dirvelo. È l'unico che ho provato dei due, mentre l'altro, anche se comunque l'ho già lavato, non l'ho ancora provato. Questo è quello appunto con i manici rosa, rosa cipria, molto molto carino anche il packaging. E questo è il 727. Dopodiché passiamo alle cose che mi hanno inviato il sito della Choice. Una cosa non c'è perché l'ho presa per mia sorella, quindi li ha messi oggi, quindi non posso farveli vedere indossati. Comunque vi metto il link qua sotto se volete andarli a vedere. Sono dei leggings con degli inserti in pelle sul ginocchio e tutto sulla parte dietro. In realtà sono molto 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 carini e sono fatti anche molto bene. Quindi sono rimasta piacevolmente colpita e sempre rimanendo nel piacevolmente colpita, sono rimasta stupita da queste confezioni. Una è un completino, tra virgolette, collana bracciale, mentre quest'altro è la collana che mi vedete indossata ora. E mi piace tantissimo il fatto che abbiano messo un fiocchetto argento per la collana argento e un fiocchetto oro per le cose in oro. Non so se è fatta apposta, però a me piace. Qui appunto questa è la confezione, dentro c'è la spugnettina. E questa è la collana che ho preso, anche di questa un attimo vi zoom così riuscite a vedere. Questa è la collana che ha queste borchiette e all'interno ha i brillantini. Fatto in questo modo qui. E mi piace molto, rimane molto, molto accollata, però a me personalmente piacciono le cose così, poi è carina, non rimane pesante poi sul collo, io non riesco più a mettermi a fuoco. E quindi mi piace veramente un sacco, mentre l'altra è fatta in questo modo qui, ha tipo delle manette, tra virgolette, ed è
leggermente più lunga rispetto a questa qua. E poi ha il braccialetto appunto con queste due maniglette qua dorate. È molto 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 leggera e molto delicata anche. E in più ho preso questo cappellino perché comunque io quando ho fatto l'ordine era, diciamo, febbraio, quindi mi serviva un cappellino, però poi sono arrivato leggermente in ritardo, quindi questo è venuto adesso, cioè neanche 2 settimane fa. E quindi questo è il cappellino con scritto YOLO e in realtà mi piace tantissimo perché non è uno di quei cappellini che rimane aderentissimo, però neanche smosciato dietro, come ad esempio non mi piace. Quindi sarà uno dei miei cappellini preferiti, anche perché qua fatto benissimo. Il materiale non puzza, avendolo anche lavato comunque, però quando mi è arrivato non puzzava ed è una cosa che odio, soprattutto perché questi siti sono sempre cinesi, quindi mi ha stupito questa cosa e appunto i materiali sono buoni, cioè non pizzica, l'ho indossato 2 o 3 volte. Quindi queste sono le cose della Choice. Dopodiché passiamo alla Lovely Wholesale, che come sempre mi ha inviato 4 cose e io ve le faccio vedere. Allora, una è questa collana qua, fatta in questo modo, che è di questo colore oro un po' sporcato e ha queste perline, una oro e 2 turchesi. Anche questa va a girocollo, quindi va a finire così. Però mi piace veramente tantissimo. Questa l'ho indossata con un vestitino nero e vi giuro che faceva una figura pazzesca. Poi sempre Lovely Wholesale mi hanno inviato 2 borse, tutte naturalmente scelte da me. La prima borsa è questa qui, che è molto piccolina, molto carina e comoda, che è fatta in questo modo. Nera, in ecopelle appunto, come vedete, è opaca. Qui in questa parte ha una sorta di croce, se riesco a farvela vedere, formata da questi teschietti argentati. E poi qui ha 2 manici lunghissimi, in realtà sono veramente lunghi. Così. Però vi giuro che è di una comodità assurda. E qui ha anche queste tipo fettucce un po' tagliuzzate. E mi piace veramente moltissimo. E di questa borsa, diciamo, ne ho presa anche un'altra. Quest'altra invece ha tutte le frange qua sotto, questi 3 laccetti qua, queste 3 fibbie, però poi si chiude con la calamitina che c'è qui. E anche questa è un attimino meno capiente dell'altra, anche se sembra più grande. E in realtà sono rimasta sorpresa perché tutte le cerniere si aprono, si chiudono benissimo, non si staccano pezzi come mi è capitato. Sono comodissime, non puzzano, ripeto, e quindi questa mi piace un po' di più perché è a tracolla, quindi riesco a gestirla magari un attimino meglio. E poi vabbè, io impazzisco per questo tipo di borse, penso lo sappiate, e quindi mi piacciono veramente molto. Riguardo alle borse che ho preso io, in questo caso variano dai 6 dollari ai 12. Ad esempio questa l'ho pagata 7 dollari, cioè sarebbero neanche 5 euro, quindi cioè, ne vale assolutamente la pena. Ultima cosa che ho preso dalla Lovely Wholesale, anche se ancora non mi entra in testa in questa capoccia che ho, sono queste scarpe che io ho preso 40, ma naturalmente calzano un 38. Speravo che calzassero un po' di più, però no. Comunque sono delle semplici décolleté nere. Sono di questo tessuto un po' laminato, ma comunque opaco. Però anche queste vedrò, insomma, di regalarle a qualcuno. Quindi sappiate che se prendete le cose da questo sito, almeno 2 misure in più ve le dovete prendere. Però purtroppo io ho un numero un po' sfigatello perché ho il 40/41, quindi non trovo molto su questi siti. Poi passiamo a uno dei miei siti preferiti, come penso sappiate, che è la Bon Appétit Store. Qui c'è il cartellino, vi lascio naturalmente tutte le informazioni qua sotto, più il codice sconto del 10%. E mi sono arrivate 3 cover e 3 collane. Le cover stavano tutte quante a 99
0,99 dollari, che non so quanti siano, credo 99 penny si dica. E mentre una stava a 1,27 dollari, anche questa è una stupidaggine in realtà. E le cover in questione sono queste tre qui, ve le faccio vedere una per una. Una è questa qua, trasparente, con le bollicine tra virgolette verdi e blu. Questa cover si illumina al buio, solo che ora non so come farvelo vedere, cioè se vi faccio così non si vede. Comunque questa, che è quella che viene a 1,27, mentre questa qui, che ha lo sfondo Galaxy tutto colorato, un triangolino, mi piace tantissimo. E anche questa qui, che tra l'altro è quella che ho messo su, dove c'è questo gatto con gli occhiali, dentro gli occhiali c'è questa tipo Galaxy. Quindi queste sono le mie tre cover che mi sono arrivate. Dopodiché mi sono arrivate tre collane. Una è questa qua, che mi fa impazzire. Io appena l'ho vista ho detto no, no, non può esistere. Questa è la mia collana preferita. Penso, perché è stupenda. Si può mettere sia così, un po' più accollata, sia così un po' più scesa, e fa una scena che voi neanche immaginate. L'ho messa su il vestitino bordeaux, quello che di H&M, non so se avete presente, cioè dico solo questo, cioè. Poi c'è questa collana qua, tra noi si è anche aggiunta Gwendo, tra l'altro, se non l'avete notata, che ha la catenina sul bronzo abbastanza scuro, e anche questo simbolo piccolissimo dell'infinito è sul bronzo oro. E in realtà di queste ne avevo chieste 4, perché volevo mettermela con le mie amiche, però purtroppo me ne è arrivata solo una, mi sa che hanno capito male, e ora gli farò un attimo capire il problema e magari me ne manderanno altre. E queste costavano 0,99 penny, credo, non so come si dica, comunque 0,99 sul sito, che non è nulla. Stesso prezzo per quest'altra collanina, che ha praticamente una notina musicale con una perlina sopra. Mi piaceva tanto l'idea di averne una piccolina con la notina, però mi sa che ci toglierò questa perlina perché è leggermente bruttina, secondo me. Quindi queste sono le cose della Bore Petit Store. Ora passiamo al sito Banggood, che è un nuovo sito con cui ho collaborato, che mi ha inviato tra l'altro un sacco di cosine, perché mi hanno dato il budget, se non sbaglio, di 40 dollari. E le cose sul sito costavano una stupidaggine. E infatti la prima cosa che vi faccio vedere è questo set di pennelli, fatto in questo modo. Si chiama Makeup for You. Ed ha, credo, 24 pennelli, se non sbaglio. Sì, 24 pennelli che sono fatti così. E in realtà me li aspettavo molto peggio, quindi sono rimasta molto 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 felice. I pennelli naturalmente non ve li sto a far vedere tutti, li ho già lavati. L'unico che non mi piace è questo qua, che è tipo un pennello da sfumatura tagliato nella parte iniziale, solo che perde veramente troppe troppe setoline. Ogni volta che si fa così tende a perderne tantissime, quindi questa cosa un po' mi dà fastidio. Però per il resto gli altri non perdono setole, non si sono staccati, il colore è rimasto lo stesso, quindi mi piacciono molto. E questi costavano qualcosa come 12 dollari, quindi veramente 8 euro. Si può fare. Un'altra cosa che mi hanno inviato è questo portafoglio qua nero con l'interno fucsia, che io già sto utilizzando, mi piace veramente veramente tanto. Ha la trama un po' pitonata, non so se sì, ecco, si riesce a vedere, e è comodissimo, non si è ancora rotto, perché i portafogli, l'unico difetto che hanno per quanto riguarda la mia persona è il fatto che si spaccano subito. Non so se sono io o sono i portafogli che compro, però questo ancora è intatto. Altra cosa che ho preso, sapete che viaggio abbastanza, soprattutto adesso che sto cominciando ad andare a fare i viaggi a Londra da sola eccetera, ho voluto prendere questo beauty case qua, che è uno di quelli che si attaccano in bagno e rimangono aperti. E appunto è questo qua fucsia, qua il gancetto, come vedete qui dietro c'è scritto Venezia, non so perché, però vabbè. E
poi aperto viene così. Qui si appende, qui potete mettere le cose, c'è una tasca, qui ci potete mettere lo specchietto, qui c'è anche un'altra taschina e mi piace troppo in realtà, perché cercavo una cosa del genere da troppo tempo e sono rimasta molto 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 soddisfatta. Dopodiché ho preso la colla duo, questa qua da 9 grammi, waterproof, che io già avevo ma ho finito. Questa ancora non l'ho aperta naturalmente, perché purtroppo col fatto degli occhiali non posso metterle le ciglia finte. Quando mia madre si deciderà a farmi provare le lenti a contatto, potrò mettere le ciglia finte. Poi ho voluto provare questo affarino qua, che è una sorta di Clarisonic Mia, per chi ha presente, ed è fatto così. Questo è più piccolo, meno potente, va a batterie, insomma le spazzoline so quel che sono, però tanto per provare. Ed è fatto appunto così, si accende qui, io ora ho messo la spazzolina, devo dire che non è malaccio come pensavo, devo dire che fa il suo lavoro, è un pochino lentina per i miei gusti, però non è malaccio proprio, si può fare. Per quanto riguarda le altre spazzoline non so ancora gli utilizzi, non le ho ancora provate, quindi poi vi farò sapere magari in futuro. Poi passiamo al sito Romwe, che come sapete non mi delude mai. Naturalmente anche per questo ordine vale la stessa cosa. Allora ho preso due accessori, una collana e un set di orecchini, sì, va bene, di anelli, che sono tantissimi, di tante misure diverse appunto sull'oro. Quelli più piccolini si possono mettere anche ad esempio a metà dito, oppure questi, potete metterli così, ora non vi sto facendo il segnaccio, è per farvelo vedere, insomma così, e li ho già indossati anche oggi e fanno una figura pazzesca e mi piacciono tanto, costavano se non sbaglio sui 7 dollari. E poi ho preso questa collana, che peccato perché si sono staccate due pietruzze, però è bellissimo, cioè appena l'ho visto c'era scritto prendimi e l'ho presa ed è questa qua, è un attimino particolare e pacchiana, se volete potete dirlo, però è bellissima, mi ricorda le collane che hanno le principesse, non so se avete presente, tipo i diademi, tipo quelli messi così, no? Ora farò una figuraccia, però vabbè. Tipo i diademi, avete presente? Quelli messi così. Dovevo prenderla poi a questo colore verde acqua super 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 chiaro e tutti questi brillantini qua sulla parte sopra, cioè è veramente bellissima. Questo con un vestitino me lo immagino nero, attillato, col giacchetto di pelle magari, tipo le Jeffrey Campbell, la vedo troppo, la vedo troppo. E purtroppo appunto si sono staccate questa pietra qua grande e questa qui piccolina, che comunque ho, stanno qua dentro, quindi insomma non è una cosa grave, posso riattaccarle benissimo e non vedo l'ora di farvela vedere magari con qualche outfit. Quindi questi sono gli accessori. E poi ho preso una camicetta in jeans e una maglia, che io ho messo, ora ve le ho messe qua tutte e due, l'ho appesa così riuscivo a farvi vedere meglio. E allora la camicetta jeans è così, chiarissima, la taglia è un XL, perché io portando le L devo prendere l'XL, così calza come una L, non so se avete presente. E la misura questa volta l'ho azzeccata, anche se è parecchio lunga dietro, però si chiude tutto quanto. L'unico difetto è un attimino il collo, perché se lo chiudo c'è il rischio che io soffoco entro due minuti, quindi il problema maggiore è quello. Poi per il resto la misura è, insomma, tutto quanto va bene, il materiale non puzza, l'ho già lavata, non ha perso colore e bottoni, niente. E le maniche si possono anche girare, qui ci sono due bottoncini. È fatta in questo modo, è bianca con le maniche di pizzo e tutto sopra ricoperto. La maglia sotto c'è scritto So Why. E in realtà è una maglia vestito, però visto che mi arriva sotto il sedere praticamente e molto sopra il ginocchio, non penso di utilizzarlo come vestito, poi non è comunque nel mio
nel mio stile andare in giro così, quindi lo utilizzerò magari con un paio di leggings o un paio di jeans. Comunque è molto 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 carina. Anche di questa ho preso l'XL, così che calzi come una S, anche se io non vesto molto bianco, però c'è sempre una prima volta. Penultimo sito è la VP Fashion. Questa volta sono rimasta parecchio delusa, gliel'ho anche già scritto, perché prima me l'hanno consegnato in straritardo, circa 3 mesi, mentre prima mi arrivava in 10 giorni. Poi mi hanno sbagliato la colorazione e hanno rovinato praticamente l'extension, avendo fatto un colore più scuro di base, quindi la decolorazione sulle punte è stata troppo aggressiva. E quindi questo è il risultato dell'extension. Io l'avevo chiesto ricce, ma non così ricce, mentre me l'hanno consegnata così. Come vedete, le punte sono letteralmente bruciate e neanche le tiro fuori perché sennò perdono tutti i pezzetti di capelli. Ho provato a lavarle, ma niente da fare, anzi sono diventate peggiori, quindi questa volta questo sito mi ha deluso parecchio. Poi non è tanto per me, perché come sono arrivate gratuitamente io non ci ho perso niente, però magari se capita con qualche acquirente che paga, comunque costano anche abbastanza perché costano sui 120 euro. Quindi vi arrivano così, insomma, voi non penso rimaniate molto felici di questa cosa, quindi sono rimasta un po' così. Ultimo sito è la SHEINSIDE, che come sempre mi piace da morire. Ci sono un sacco di cose carine. Poi loro mi danno sempre un budget di sui 60 80 dollari, quindi è veramente molto come budget. Quindi io questa volta ci ho preso un vestitino che costava 58 dollari, quindi ho preso solo questo, e è di questo colore qua turchese, bellissimo, che io credo metterò al matrimonio di mia cugina, che appunto è a giugno, ed è fatto così, ha questo qua monospalla con dei fiorellini qua sopra. Qui appunto ha il pezzo sotto del busto. E la gonna è morbidissima e mi sta veramente a pennello. Neanche a farla apposta, questo è, credo sia sempre un XL, qualcosa del genere. Ora ve lo leggo, sì, è un XL, l'ho fatto anche leggere. No. E niente, io spero di non avervi annoiato troppo e di avervi tenuto un po' di compagnia come sempre. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!